Mi devo sfogare un attimo. E questo mi sembra il posto migliore. Attualità, informatica, mondo del web. Questo e tanto altro su Occhio al Mondo. L'occhio attento a quello che ci succede intorno. Mi accorgo di tanta gente fanatica, ma proprio che sembrano della setta dei fanatici. E non intendo solo quelli di tipo religioso, ma anche di tipo anti-religioso. Quello che mi chiedo è: che senso ha scannarsi per dei modi di vivere una parte così personale dell'esistenza? Se io dico che Gesù è esistito, non parlo di fede, non cerco di accreditare o screditare alcuna delle parti, tra virgolette, che si sentono chiamate in causa. Dico un fatto. Quello che vedo, invece, sono persone piene di risentimento per la fazione che percepiscono come opposta. Persone che tentano in ogni modo di dimostrare di avere ragione su un argomento che riguarda il personale. La figura di Gesù inteso come centro del cristianesimo. Ora, non voglio fare la vittima, sia ben chiaro, ma badate bene, i fanatici atei attaccano i cristiani perché questi non vogliono riconoscere l'inesistenza di Dio basando i propri ragionamenti su parametri che non valgono oggettivamente per nessuna fede. E viceversa fanno i fanatici cristiani attaccando gli atei, utilizzando motivazioni scientificamente non probabili per dimostrare l'esistenza di Dio. Il tutto ovviamente condito da insulti, commenti sarcastici di gente che crede di essere l'inventrice stessa dell'umorismo e che tutti dovrebbero inchinarsi a quanto siano fantastiche le loro battute. Oggi più che mai viviamo nel rumore, nella civiltà delle parole e non sappiamo più cos'è il silenzio. E oggi più che mai il silenzio diventa indispensabile per la nostra vita sana, spinge a pensare, serve a non sbagliare, dispone all'ascolto. È necessario nella vita avere dei momenti di silenzio, sia quando si è da soli, sia quando si è con le persone. Tacere in certi momenti è saggezza, tacere nell'insicurezza è prudenza. E tacere quando tutto va storto è pazienza. Amiamo il silenzio, meditiamo nel silenzio, decidiamo nel silenzio. Non avere paura del silenzio è maestro di verità, è il luogo per mettersi in contatto con il vero noi. Sono arrivato alla conclusione che l'uomo di oggi fa molta fatica a trovare l'introspezione, a trovare il vero se stesso, come dicevo prima. Dobbiamo trovare il momento non di fare un passo avanti, ma di voltarci indietro, fermarci e guardare. Tirare le somme del cammino fino a quel momento. Quando sono solo e ho la sicurezza di non essere interrotto nei miei pensieri, posso davvero riflettere su come è e come dovrebbe essere il mio ruolo all'interno della società. Se riesco a fare queste riflessioni, se riesco a pensarci, posso considerarmi arricchito e posso condividere questa ricchezza con il mondo. Ma questa non è solitudine, bensì isolamento. La solitudine è una scelta forzata, dovuta all'incapacità di sostenere l'altro. L'isolamento nega direttamente l'apertura all'altro, nega il desiderio degli altri. Se però mi isolo, non è per forza perché mi sento solo. Nella mia esperienza, l'isolamento e il mutismo vanno di pari passo. Perché la relazione con l'altro si concretizza nella parola e la negazione della prima comporta la scomparsa della seconda. L'isolamento temporaneo mi fa porre i quesiti che non vorrei mai pormi, forse perché mi fanno paura le risposte. Potrebbero crollare illusioni e bugie ripetute e ascoltate ormai da anni, rimanendo solo di fronte ai miei giudizi severissimi, quasi spietati. Sapete, come giudice sono pessimo. Il mio unico focus sarebbero i miei fallimenti e i vari difetti. Preferivo distrarmi con le molte cose che dicevo di dover fare, ma erano impegni, c'erano, non dovevo farle. Però poi mi sono fermato e ho scoperto che guardarsi dentro può significare anche salvarsi da se stessi. Guardarsi dentro dà la possibilità di notare cosa non funziona nella vita, nei rapporti con gli altri, nel lavoro e con noi stessi. Guardarsi dentro terrorizza, lo so, ma per crescere da qualche parte
devi partire. E si parte, sì, si parte. Con difficoltà, ma si parte. Serve molto tempo per capirsi, per sapere cosa vogliamo, cosa è importante per noi, cosa ci piace fare, cosa possiamo fare anche oggi per stare meglio domani e anche i giorni a venire. Ma soprattutto, quali sono le nostre debolezze? Che cosa ci stanno insegnando? Come riusciremo a trasformare queste fragilità nella nostra forza? Per tutti questi pensieri serve del tempo, tanto tempo. E alla fine scannarsi per un'idea diversa, un'incomprensione perché qualcuno su internet ha detto qualcosa di impreciso, beh, ecco, diventerà un'enorme perdita di tempo. Perché litigare diventerà un'enorme perdita di tempo. Se noi siamo sicuri delle nostre idee, delle nostre convinzioni, non abbiamo bisogno di prevalere sugli altri perché loro cambino idea. Non ne vale la pena. E non è questione di fede religiosa, non mi interessa se tu sei ateo o paragnosta, agnostico. No, è una questione di approccio. Non c'è bisogno di prevalere. Non ne vale la pena. Attualità, informatica, mondo del web. Questo e tanto altro su Occhio al Mondo, l'occhio attento a quello che ci succede intorno.